Don Felice Canelli, un prete integrale, cioè tutto d'un pezzo che ha vissuto la sua vita e il suo ministero in maniera coerente, nella sua umanità, ma in maniera coerente. E sapete qual è il segreto per evitare di non farci santi? Ce lo dice proprio la scrittura, Paolo, quando dice non conformatevi alla mentalità di questo secolo o del secolo del tempo, ma ascoltiamo quello che Don Felice, il 24 giugno 1976, scrive nel suo diario proprio pensando a questa frase di Paolo. Dice: non conformatevi. È un consiglio difficile in una generazione in cui le pressioni del mondo, con tante voci, con nuove discipline intellettuali, con nuove mentalità che si dichiarano giuste, con la parola d'ordine del mondo moderno in cui ciascuno sembra aspirare all'anestetizzante sicurezza di essere identificato con la maggioranza. A dispetto di questa prevalente tendenza a conformarsi, noi in quanto cristiani abbiamo il mandato di essere non conformisti. Vedete, una riflessione che è di un'attualità cogente oggi, forte. Noi spesso, in nome del cosiddetto political correct, andiamo a ridurre le verità della nostra fede. Andiamo a ridurre ciò che il Vangelo dice. Dobbiamo essere, sempre come dice Paolo, agire e vivere con mitezza, ma senza fare sconti al Vangelo, senza fare sconti alle verità della nostra fede. Noi non potremmo mai essere conformi al mondo perché ce lo ha detto già Gesù. Voi siete nel mondo, ma non siete del mondo. E quando una fede non viene contestata, quando un'idea, un pensiero cristiano non viene contestato, vuol dire che siamo appunto sciapiti, non siamo sale. Eppure, ecco, quando una posizione, un'idea anche del Papa, del Vescovo, della Chiesa è contestata dal mondo, perché è contestata? Proprio perché noi non ci conformiamo. Dobbiamo essere con il mondo, essere sempre a fianco all'uomo, essere sempre a fianco a questo mondo che fa anche tante cose belle. Ma quando ci sono scelte come la guerra, come l'aborto, quando ci sono scelte anche di tipo di politica economica che vanno contro i poveri, gli ultimi, quando ci sono gli armamenti, noi non possiamo e non dobbiamo conformarci, ma dobbiamo essere sempre e comunque evangelici. E conclude Don Felice, l'apostolo Paolo, che conosceva le realtà interiori della fede cristiana, consigliava: non siate conformati a questo mondo, ma trasformatevi mediante il rinnovamento della vostra mente. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.